Vediamo questo esercizio inventato sul circuito RL alimentato prima da una FEM costante e poi lasciato scaricare escludendo questo generatore. Prima ci sono tutte le caratteristiche del solenoide e per aumentare la sua induttanza ho immaginato di riempirlo di un materiale ferromagnetico. Poi c'è la FEM del generatore, la sua resistenza interna e il resistore di carico. C'è da considerare anche la resistenza interna del solenoide. Queste sono tutte le domande. Cominciamo con la prima, calcola la resistenza interna del solenoide e la sua induttanza. Qui vediamo il circuito con il generatore reale, il solenoide e l'induttanza, cioè la resistenza interna del solenoide, immaginata come se fosse in serie al solenoide stesso, come indicato qua nel testo. All'istante T uguale a 0 viene chiuso l'interruttore e inizia a passare la corrente elettrica. Cominciamo a calcolare la resistenza di questo solenoide con la seconda legge di Ohm. Infatti sappiamo che il filo è di rame e conosciamo la resistività del rame che è questo valore. Poi ci serve la lunghezza di tutto il filo, che è la lunghezza di una circonferenza, cioè di una spira, moltiplicata per il numero delle spire. Quindi 2πa, che è questa circonferenza qui, per n. Qua invece serve la sezione del filo, l'area di sezione che si calcola conoscendo il diametro di sezione del filo. Infatti l'area di sezione è un cerchio di raggio pari a metà diametro. Svolgendo tutti i calcoli troviamo una resistenza del solenoide di 4,8 ohm. Quindi la resistenza totale dell'intero circuito è la somma delle tre resistenze interna del solenoide e di carico per un totale di 20,3 ohm. Per calcolare l'induttanza del solenoide basta applicare la formula che già conosciamo e inserire anche il fattore μr, la permeabilità magnetica relativa del materiale ferromagnetico che è inserito dentro al solenoide e che ho immaginato del valore 400. Vuol dire che questo materiale ferromagnetico amplifica il campo B di 400 volte rispetto al caso in cui all'interno ci sia il vuoto oppure l'aria che in pratica è la stessa cosa. In realtà si tratta di un'approssimazione perché la permeabilità magnetica relativa dei materiali ferromagnetici non rimane costante, ma varia in base all'intensità della magnetizzazione che subiscono. Varia secondo un complicato ciclo di isteresi. Però qua per semplicità io ho immaginato un valore costante, 400. Sostituendo nella formula tutti i dati che sono noti, quindi il numero delle spire, l'area di ciascuna spira, che è l'area di questo cerchio, pi greco per 4 cm al quadrato, e la lunghezza del solenoide 20 cm, si trova a 10,2 Hz, che è un valore molto grande. Qui c'è l'unità di misura, un metro si semplifica, newton per metro su ampere quadrato corrisponde a joule su ampere quadrato, che è proprio Harry. In queste formule ho semplicemente ricordato come viene fuori la formula dell'induttanza di un solenoide. Bisogna esprimere il flusso magnetico autoindotto, quindi il campo B per l'area totale del solenoide che viene attraversata da questo campo B, quindi n volte l'area di una spira. Al posto di B si scrive la formula del B di un solenoide, amplificata di 400 volte, poi si riaggiustano i termini, i fattori, isolando la corrente elettrica che è la causa di questo flusso magnetico. Tutto questo fattore costante qua davanti è il coefficiente di autoinduzione L. Abbiamo quindi risposto alla prima domanda, passiamo alla seconda, l'equazione differenziale del circuito dal momento della chiusura dell'interruttore.